certo. Sì, ho detto che non costa più, perché noi ci abbiamo. Prendi poi il numero stesso, esatto. Perché io ero andato diretto da Matrice. Ok, per andare, o sei arrivato con l'elicottero, se sei venuto con la macchina sei passato a casa di mia. Però non lo sapevo. Quindi... Ok, molto dico. Vabbè. Te lo sto dicendo, no? Allora considera che le mucche vanno mucche mattina e sera, producono latte, cioè abbiamo un caseificio non agibile. Io vorrei sapere che ci devo fare con l'altro. Dammi il tuo numero che ti chiamo. Pronto? Lo so, dacci una mano. Vabbè, quello noi che rompiamo puoi le scatole. Rompiamo le scatole insieme a noi. Facciamo non più. D'accordo. Sei l'unica, Matteo, guarda. Certo. È l'unica persona che ci si può parlare. Sei l'unica problema. A 5 mesi da quell'evento che ha cambiato per sempre la vita di migliaia di persone, guardo nelle foto di chi ancora vive e spera di tornare soltanto a vedere di nuovo quelle montagne, ma riesco a vedere soltanto la desolazione di macerie ricoperte di neve che laverà il sangue degli amici e familiari che sotto quelle macerie abbiamo perduto in tanti, ma non riuscirà a cancellare la vergogna, le macchie invisibili ma indelebili di uno Stato che da quel giorno non c'è stato. Allora, da noi non si è vista una ruspa, ancora niente. La si è mai vista. Sono volontari a sì, è venuta. La protezione civile è venuta la prima. Da noi non è venuto mai così. Ma chi sei? Da sei venissima, e io non mi sono fermato. Non mai fermato. Non lo sapevo. Si è fermato pure il Papa. Non facciamo le cose ad personam. Qua il cratere, il primo cratere è Amatrice, Accumuli, Arquata. Rispetto per tutti, rispetto per tutti, però non ci scordiamo che ci sono stati morti da noi. Io ho rispetto per tutti quanti quelli che hanno avuto le disgrazie del terremoto, però noi in più ci abbiamo 300 morti. Quello si può fare, però bisogna ricostruire, no spalare. No, ma bisogna togliere quello salario. Scusate, è stato dato. È arrivata dentro, è stata tolta dalla cartina geografica, non esiste, cioè vedono Norcia, visto, vinto da lì, ma te la Norcia, non lo so, Norcia, se hanno bisogno di un po' di macerie. Lo so. Però adesso scusate, per priorità, importante è che qualcuno vi porti una delegazione, ovviamente andiamo. Una delegazione dentro, adesso, non so chi sono gli organizzatori. Noi adesso andiamo avanti e vediamo chi importante. Perché devono avere capacità di dare. No, perché sennò poi qualcuno dice che i colori politici, le cose, quindi io preferisco che entrino, ci siano tutti, l'importante è che ci siano persone di tutti i partiti, così tutti ascoltano. Noi siamo. Della delegazione dovrebbero comunque ritrovarsi alla mia sinistra perché stanno per salire. A parte il fatto che dobbiamo tornare eccetera, può dire ai suoi colleghi parlamentari che stanno dentro al carro che noi non siamo delle bestie pericolose, possono anche scendere a parlare con loro. Non è importante. Alcuni sono usciti, sì. Alcuni sono qua in mezzo. Ricordate che sia qualcuno del governo però. Perché i soldi ce li hanno loro. Noi vorremmo fargli sapere che siamo delle persone tranquille.